Venite pure avanti voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Vi infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada io uccido quando voglio. La penna, no, con la katana, con la katana non si può fare. È una canzone di Guccini, si era no. Ma mi è venuta in mente perché questo video, messaggio, non è rivolto a nessuno in particolare, ma a tutti in generale, anche a me stesso. Però forse anch'io analizzo le cose in modo sbagliato, vai a sapere, cioè, ognuno ha le sue certezze. Però vi dedico questa canzone, no? A voi che parlate di antibullismo, belli, bei manifesti di propaganda, opportuni, ma le cose vanno in un'altra direzione. Allora, io non sono un esperto, però ritengo che nel mio piccolo ritengo che la prima cosa da fare per arrivare a dimostrare in modo pragmatico ai ragazzi che non seguono quello che gli viene detto il più delle volte, ma quello che gli viene dimostrato, se questa dimostrazione poi genera dei benefici, perché in fondo nessuno è cattivo. L'ho visto durante il mio percorso di 40 anni di discipline marziali di diverso genere, e nessuno è cattivo, basta riuscire a sviluppare in loro quella che si chiama spiritualità. Cioè, non è che gli devi di domenica mattina va alla chiesa, sì, anche quello, se trovano un buon sacerdote, neanche mettersi lì sulla cima di un monte fra buddisti e robe varie, come li intende, insomma, la società. No, bisogna dare un esempio pragmatico, perché noi ormai dopo i 40 anni andiamo in una direzione in cui dobbiamo lasciare il posto a sti ragazzi, che se riusciamo a sopravvivere alla vecchiaia, arrivare alla vecchiaia, saranno nuove generazioni, magari di politici decenti, che porteranno questa nazione nuovamente ad essere quello che merita. Questo piccolo messaggio mi era quasi dovuto, mi sono fermato un attimo perché ascoltavo la radio, il progetto antibullismo di qua, leggevo il progetto antibullismo di là. Non si possono costruire progetti senza avere rappresentanti dei ragazzi, ma che non vengono eletti politicamente. Io mi ricordo a scuola, ero io rappresentante istituto, insieme a me gli altri industriali, nello specifico altri del classico, scientifico, robe varie, e mi ricordo che già loro erano vicinissimi, chi ha un partito da un lato, chi ha un partito dall'altro, guidati già all'epoca, cioè, poi hanno trovato lavoro, per carità di Dio. Secondo me stanno male, però secondo la società stanno in grazia di Dio, si sono bucati chi è una parte e chi è un'altra, oggi stanno ai vertici della politica e rappresenta zero, cioè in fondo andate a vedere chi è andato a votare, cioè più della metà delle persone ormai ritiene che la politica sia un qualcosa non di vecchio, di proprio da nascia, perde completamente. Non ce l'ho con qualcuno in particolare, ripeto, però ci tengo che prima di morire rimanga almeno di me un messaggio ai ragazzi di frequentare, a parte che non li fanno mai comunque frequentare, stanno in orari curiosi, quando vengono a parlare di antibullismo, queste cose, no, ascoltate, magari ci sono cose sicuramente interessantissime dietro, studiate, però dico ai ragazzi, dovete recuperare quella spiritualità che in un modo o in un altro è andata persa. Per quale motivo? Beh, insomma, non posso approfondire qui, perché se no mi chiudo il canale, sarebbe brutto non rivedermi più. Oppure riapri un altro canale, rimetti dell'affa e scrive la gente, le cose. Questo canale esiste per i ragazzi, per fargli vedere quando saranno più grandicelli cosa facevano, perché lo facevano. Per me serve per lasciargli degli insegnamenti che gli rimarranno, mi auguro, anche dopo la mia dipartita da questo, diciamo, corpo. In più
Certo, non mi rispondete in modo scientifico, no? Però a sti personaggi che propongono gli antibullismi, ok, prendete, mettetevi vicino a una parete, ok? Fatevi accendere una luce, prendete un fiammifero, lo mettete così, ok? Cioè, mettiamo che, faccio un esempio, questa penna, questa matita è un fiammifero, lo mettete addosso a una parete, ci mettete una luce e lo riflette, ok? Vedrete un'ombra. Se lo accendete, ok, mettete ancora qui, vedete l'accendino e quest'ombra. L'ombra della fiamma non esiste. Allora, se volete sapere il perché, non scientificamente, perché scientificamente ci sono delle risposte, ma il concetto energetico da cui deriva poi la fiamma stessa, il nostro organismo che se annichilizzato, trasformato completamente in energia, produrrebbe un'energia per il fabbisogno di una città come New York forse per anni è uguale a MC4. Vi lascio questa nota, accendete un fiammifero, non fa ombra la fiamma, perché? E non risposte scientifiche. Poi se vi interessa vi ci faccio proprio un video apposito. Comunque vabbè ragazzi, non è che non vi dovete menare quello assolutamente a prescindere. Cercate di avere dei pensieri positivi, perché quella positività vi porterà un karma e questo karma vi accompagnerà per tutta la vita e anche oltre. Molti politici che oggi stanno lì a fare i fighetti, le cose, ecco perché andate a sentirsi la notte dei cuccini. Molti politici mi auguro che ricevano un cazzotto allo stomaco, quei pochi che vedono il mio video se me lo vedranno, e vomiteranno finalmente qualcosa di decente. A mio avviso, è chiaro, oggettivamente sono persone che fanno il loro lavoro, lo faranno pure bene, chissà. Però dovete partire da qualcosa, secondo me, di completamente più opportuno. Recuperare la spiritualità. Come? Come? Intanto palesando le verità, non una propaganda fatta.